Bella, oggi siamo a pesca al parco La... sì, al parco. Oggi siamo a pesca al lago La Planina, a Pianello, in provincia di Ancona, e pescheremo all'inglese, ma all'inglese quello vero però, non solo con India Legend d'inglese. Adesso preparo l'attrezzatura e vi faccio una bella carrellata su come funziona l'inglese. La pesca all'inglese di base nasce in Inghilterra per ovviare alla problematica del vento, che andrebbe a incidere fortemente sull'azione di pesca. Quindi, per far rimanere fermo il galleggiante in un determinato punto, si è pensato di creare un galleggiante parecchio lungo, abbastanza voluminoso, che vola molto bene, quindi permette di lanciare anche a buone distanze, e che è collegato al filo nella parte più bassa, dove è la piombatura, la prima parte della piombatura del galleggiante. Detto questo, per ovviare a questa problematica non basta infilare più in profondità il galleggiante, ma bisogna far affondare anche tutto il filo che c'è tra il galleggiante e la punta della canna. È per questo che si utilizzano canne particolari e soprattutto, cosa importantissima, più della canna, un filo sinking, quindi affondante, che in genere va anche trattato e sgrassato in modo tale che fenda l'acqua più velocemente. Come vedrete nell'azione di pesca, anche se i lanci non sono molto lunghi, una volta lanciato il galleggiante inglese va recuperato velocemente con la punta della canna sott'acqua. In questo modo il filo taglia l'acqua, fende l'acqua e si posiziona più o meno all'altezza del galleggiante, in modo tale che, dato che il galleggiante sporgerà soltanto in una piccola porzione e del resto sarà tutto sott'acqua, il vento non andrà a dar fastidio a spostare il galleggiante dalla zona, esempio, di pasturazione o che abbiamo scelto per l'azione di pesca. Questa è la vera pesca all'inglese. In pesca, sperando che qualcosa venga a disturbarci. Come vedete, ho descritto un'area di pesca abbastanza stretta. Sinceramente ho diverse esche da provare. Voglio iniziare con il mais perché mi piacerebbe molto prendere qualche carpa, qualche carassio, e che non entrino in pasturazione pesci di disturbo. Quindi non vorrei alborelle, gardon, vorrei pesci un attimino più importanti. Vediamo cosa riusciamo a combinare. È un lago in cui vengo a fare le alborelle per pescare a perca, per pescare in altre situazioni. È un laghetto abbastanza interessante. Vediamo che si muove. Ho provato con il mais ma non è andata bene, quindi adesso, dato che ho visto che gli altri pescatori d'altra parte, quei garisti là, stanno prendendo dei carassi, provo con questi vermetti, questi lombrichini. Speriamo di creare un po' di attenzione da parte dei carassi. Quindi lancio, aspetto che affonda, tiro due o tre tiri, giri di manovella in modo tale che il filo affondi completamente e di mantenere una zona di pesca piuttosto delimitata. Visto mai che ne esca qualcosa di buono? Non so se sono stato io o se è stata una tocca. Non sono stato io, era una tocca. Eccola. Ci siamo. Altra tocca. Tocca blanda. Credo di dover diminuire un po' la profondità del galleggiante, cioè diminuire la distanza che c'è tra il galleggiante e il terminale. Di nuovo, leggerissima. Tocca leggerissima. Eccola. Niente, però abbiamo visto le prime tocche. Quindi devo diminuire un po' la profondità. Una ventina di centimetri dovrebbero bastare. Rivediamo l'esca, le condizioni, che direi che sono relativamente accettabili. E un bel lancio. Che mangiate schifose. Potrebbe essere anche pesce molto piccolo. In realtà non erano messi così male i lombrichini. Eccolo. Non c'è. Ferrata brutta. Mannaggia a me. Mi stendo a pensare che forse ho l'amo troppo grande. Questi. I vermetti sono belli mangiati. Super diretto a cambio dell'amo. E siamo al tentativo. Next. No, non riesco a capire se era stata una tocca.
sto tutto piegato perché sì. Oh, pesce. Oh, finalmente, finalmente. Credo sia un carassio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, è un carassio. Oh, una scatola. Ci piace anche una scatola. È un carassio. Primo pesce. Un carassio. Un carassio. Amo tirato fuori. E questo è il primo carassio all'inglese di oggi. Alleluia. Ottimo. Il rilascio lo facciamo a modo. Ammesso che il carassio non sia un pesce così stupido. Ciao carassio. Quindi l'innesco conta tantissimo oggi. Ci voleva un innesco più piccolino. Ritentiamo e vediamo che succede. Come vedete faccio scorrere la vetta della canna sott'acqua, faccio passare il filo, faccio affondare il filo, mi rimetto in posizione, aspetto che il galleggiante vada in pesca, non pesco quello scorrevole e andrà tutto più diretto e vediamo che succede adesso. Quindi innesco stretto, compatto e vediamo che succede. Intanto qui si sta popolando di autoctoni. Attenzione, altra tocca subito. Tocca blandissima, ragazzi. Sono tocche blandissime. Veramente blandissime. Mangiano malissimo. Eccola, eccola, eccola. Guarda, guarda, guarda. Ancora no. Non gliela voglio dare ancora. Niente di fatto. Devo ricambiarlo. Devo trovare uno più piccolo. Amo sempre più piccolo. Vediamo se sono io che sbaglio in qualche modo. Sto cercando di trovare una quadra per questo lago che frequento per altri stili di pesca e non è facile. Spero che riducendo la misura dell'amo diminuiscano anche le ferrate a vuoto. Addirittura credo che il prossimo innesco lo farò molto molto magro, pochi vermi, in modo tale, anzi uno solo forse, in modo tale da centralizzare l'interesse della boccata proprio su quello piuttosto che su il mucchietto, che comunque dovrebbe essere abbastanza innescante. A me piace molto fare un innesco più voluminoso in genere. Altra volta, altra volta. Ah, animale. L'ambiente è abbastanza goliardico anche a causa dei garisti che ci sono. Anche dopo domani hai visto le sberle di carte che ho preso oggi? Ma che sei anche il culo? Oh, pesce. E un altro carassetto. Allamato bene di lato. Forse era il contrario, dovevo fare il contrario. Innescare pesante, non leggero. Eh sì, è un carassio a tutti gli effetti. Ciao carassio. E andiamo a due. No, no, sì, no, 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 l'anguilla è culo rotto, Angelo. Ci devi stare un attimo cacciato. Da dietro, coda, da dietro, dico, esatto. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non andrà. Aspetta. Aspetta. Occhio che è incocciata qui. È libera, eh? Portala fuori. Portalo fuori, ok. Pilla per la coda. Sì, sì, va tranquillo. Tiramela verso di te. Tirala verso di te. Fidate. Tira verso di te. Dai, dai, dai. Asino è pronto. Via. No, c'è la mia in punta oltretutto. Via. L'hai pure salvato. Ale, a posto. E abbiamo guadinato anche un'anguilla. Madonna, se mangiano male, ragazzi. Mangiano malissimo. Decine di ferrate a vuoto. Decine e decine di ferrate a vuoto. Dai su, un altro pescetto, dai. Allì. Altro carassio, altro carassio.
la metà del 18. Carassetto. Volevo di 3 carassi. Diciamo che questo è l'ultimo lancio. Oh, tocca? Non sono io. No, non sono io. Un'altra blandissima tocca. Un'altra tocca. Eccolo lì. Cioè, ce l'ha lì, ce l'ha lì. Ce l'ha lì. Non ce l'ha più. Questo fatto. Ok, è stata una battuta di pesca piuttosto impegnativa. Sono venuti fuori 3 o 4 carassi, adesso non mi ricordo, e l'anguilla del signore che era di fianco a me. Molto interessante, molto particolare. Spero di essere riuscito a spiegarvi bene la differenza tra pesca all'inglese e pesca con gli alleggiati all'inglese, perché sono due cose parecchio diverse. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordate che senpai si diventa anche facendo pescate così difficili.